amici virtuali del canale Lady Meriam, mi sto dirigendo verso l'isola selvaggia Ventotene, comune italiano della provincia di Latina, divenuta la capitale del Lazio. Tra meno di 2 ore sarò arrivata a destinazione. Nel frattempo inizierò a parlare dell'isola. Ventotene è costituita da 4 spiagge, Cala Battaglia, Cala Nave, Cala Rossano e Palata Grande, e dalle isole Pontine. L'isola ha origini vulcaniche, fa parte dell'arcipelago ponziano e nel fondale marino profondo 700 metri è situato un vulcano inattivo da secoli. Povero gabbiano, ha perduto la compagnia. Sono quasi arrivata sull'isola. Ventotene è famosa per la triste storia di Giulia, figlia dell'imperatore romano Augusto. Fu esiliata nel secondo secolo avanti Cristo per 5 anni. In una villa sontuosa situata a Punta Eolo. Comprendeva piscine termali, cisterne per l'acqua piovana, acquedotti e pescherie. Bene, sono quasi arrivata e pronta per sbarcare. Inizio l'esplorazione. Questo è il porto romano, un bacino scavato nella roccia tufacea, circondato da scogliere, rivolto ad ovest, riparato dai venti. In epoca romana serviva le navi mercantili per rifornire l'isola. L'antico borgo di Ventotene è popolato da circa 800 abitanti. Le strade e le case sono dipinte da colori accesi. Su questa spiaggetta rocciosa si intravede sullo sfondo la nota isola di Santo Stefano, completamente disabitata, famosa per l'antico carcere abbandonato, raggiungibile solo con imbarcazioni private. Che meraviglia queste acque! Sullo sfondo il faro di Ventotene sulla rampa. Ora mi trovo alla piazza del centro storico, dove è situato il municipio e una varietà di negozi e boutique d'abbigliamento. Thank you.
Dall'alto la maestosa veduta della spiaggia Calanave, una spiaggetta molto popolare. Consiglio a tutti di passare qui un sereno weekend e godersi la magnifica isola. Questa è la chiesa dedicata a Santa Candida. Questo è il museo archeologico e adesso entrerò nel giardino archeologico.
Consiglio a tutti di venire a mangiare in questo nuovo ristorante, che è aperto da poco. Ora mi preparo a fare il giro in barca. Signore, salutate, salutate! Passando di fronte a Punta Eolo, dove è situata la villa di Giulia, dove fu esiliata per più di 5 anni e non gli fu concesso vedere gli uomini. Povera Giulia! Bene, il giro in barca è terminato! È conclusa la mia incredibile avventura sull'isola di Ventotene. Questo è tutto, amici. Alla prossima!